Radio Yes, la radio della città di Roma. Carlo Lazzotti, buongiorno. Buongiorno Flavio, buongiorno. Come stai? A tutti gli ascoltatori. Come stai? Abbastanza bene, voi? Bene, bene, tutto a posto, grazie. Con un Portogallo già in semifinale, Cristiano Ronaldo che si è ripreso la sua squadra, ma di questo e di molto altro ci racconteranno i titoli di Sky Sport 24, grazie ai quali facciamo un riassunto sulle notizie del giorno che poi commenteremo assieme anche con le prime pagine dei giornali. Il Portogallo è la prima semifinalista di Euro 2012 contro la Repubblica Ceca, ancora Ronaldo Show, un gol, due pali ed è fra le migliori quattro squadre d'Europa per la terza volta nelle ultime quattro edizioni. Quest'Italia ha più qualità degli inglesi, parola di Bonucci che torna anche sul calcio scommesse, si è parlato tanto di me ma io ho pensato sempre al calcio, Balotelli lo conosco meglio di tutti, non è fuori da questo gruppo. Mario lo conosce bene anche Arte, è una minaccia, dice il portiere inglese. Mario sarà titolare con Cassano nel 4-3-1-2 di Prandelli. Oxon conferma Rooney e Welbeck. Marotta è il top player, non cerchiamo un nome, ma un giocatore importante, anche italiano, è la conferma. Dopo Giovinco ufficializzato, l'obiettivo è destro, problemi per Verratti, idea di Noalves. Seedorf saluta il Milan con un regalo a Ibra, gli lascio la maglia numero 10, Galliani lo ringrazia e fa tutto il mercato, prenderemo un centrocampista centrale, dice Robinho resta, Kakà non arriverà. L'Inter a pranzo col Palermo, bloccato Silvestri in attesa di cedere Lucio, Roma-Parma, fumata nera per Borini, si va verso le buste con il Liverpool in agguato, Rossettini dal Siena al Cagliari. 7 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora, queste le decisioni del GIP verso gli ultras che provocarono lo scempio di Genoa-Siena, la partita fermata e umiliata. Londra è vicina, l'Italia si prepara, il presidente del CONI Petrucci a Sky dice sono sicuro che faremo una bella figura ma viaggeremo in classe economy per dare l'esempio. E alle 7.45 rientriamo puntuale in studio. Carlo, ci sei? Eccoci qui. E allora partiamo anche con le prime pagine, con i titoli della Gazzetta dello Sport, del Corriere, di Tutto Sport e poi c'è da leggere anche la prima del Romanista, anzi partirei proprio da qui. E la prima pagina della Romanista è ciao, sono io, virgolettato, anzi forse probabilmente andrebbe interpretato sulle note della canzone. Secondo Repubblica si starebbe raccontando a Platini una visione soft del nostro calcio scommesse al fine di non veder alterata la lista delle squadre designate ad effettuare le coppe europee, anche perché difficilmente entro il 20 luglio, data per la chiusura delle liste, si avranno le decisioni della giustizia sportiva sulle scommesse in Serie A. Regolamento UEFA disatteso? Colpetto di spugna sulle scorrettezze, essendone immune la Roma sarebbe rientrata nel giro europeo. Ma così, e c'è una foto gigante di Abete al telefono. Che pensi possa succedere, comunque come valuti questa... È già successo, per cui non mi sorprende, è già successo nel 2006 in occasione del Maxi, scandalo di Moggi e di Calciopoli, per cui sta succedendo anche nel 2012, i personaggi poi sono sempre gli stessi più o meno, quindi non mi sorprende affatto perché noi tendiamo a dare un'immagine all'esterno che sia più positiva invece del marcio che c'è, soprattutto poi ai livelli inferiori, parlo di Serie B e di Lega Pro, lo scandalo secondo me è davvero enorme, quindi chiaramente quello che fa scalpore sono i nomi di Serie A che vengono tirati fuori. Mi fermo alle parole del PM De Martino, più di tanto non possiamo scavare perché si rendeva conto da solo che sarebbe stata una voragine incredibile. La fine? Forse? No, fine no del movimento. No, perché comunque sia il movimento poi rimane in piedi, però ti dà la sensazione nel pubblico italiano che si stia assistendo al wrestling più che altro, perché in alcuni casi alcune partite sono davvero fasulle, quindi il disamoramento è palpabile. Basti vedere quant'è la percentuale in Italia di appassionati, grazie a Sky, che seguono soprattutto i campionati esteri, certo, che si fidano molto di più di un campionato estero come la Premiership piuttosto che la Serie A. Certo, anche la Liga, e proprio nella Liga gioca Cristiano Ronaldo che si è ripreso l'europeo dopo le prime due partite ciccate, possiamo dirlo, soprattutto la seconda contro la Danimarca è stata irritante.
anche se ci si era messo anche lì un pochino di sfortuna, però poi insomma dalla gara con l'Olanda, poi sono due, contro con l'Olanda e poi ieri nel quarto di finale contro la Repubblica Ceca è tornato un mostro. Ma è tornato il giocatore che è, perché è il giocatore più forte d'Europa. Per cui in questo europeo finalmente ci siamo resi conto che il giocatore più forte d'Europa non è nella Spagna, non gioca in Italia, non è nella nazionale francese o in quella tedesca che poi magari vincerà l'europeo, però gioca con la maglia del Portogallo. Peccato per lui, non ha una squadra che lo può supportare per gli interi 90 minuti e contro chiunque, però anche grazie a lui, lo sentiamo prima nei titoli, il Portogallo è per la terza volta nelle ultime quattro edizioni in semifinale, quindi questo conta tanto, perché se si sveglia il miglior giocatore d'Europa vuol dire che poi la sua squadra ha delle chance importanti. Ieri ad un certo punto c'era la sensazione che la partita l'avrebbe decisa lui e che mancava soltanto la zampata vincente, l'ha data di piede ma l'ha data di testa. La palla sembra quasi un effetto speciale, cioè, sembra non, se guardi la televisione sembra non sia un oggetto reale, quando lui fa quello stop che poi prende il palo sul primo palo, non si muove in maniera naturale, è come se fosse un videomontaggio con la palla che è stata aggiunta dopo. Si muove anche in un altro spunto nella ripresa, quando ha messo a sedere Gebre Selassie e poi alla fine è scivolato, in realtà ha chiesto il fallo guardando Webb. L'immagine migliore che ho avuto è stata quando le squadre sono rientrate in campo, perché Cristiano Ronaldo è rientrato accanto all'arbitro. Sì. Con sembravano atteggiamenti straordinari, sembravano due vecchi amici che uscivano proprio da un pub, perché sono entrati in campo nella ripresa abbracciati, con pacca sulle spalle di Cristiano Ronaldo, poi una sorta di buffetto sulla nuca. Sì, si vedeva proprio infatti, il rapporto insomma, particolare tra i due. Sì. Tant'è vero che non c'è stato nessuno spunto polemico. Ieri Cristiano Ronaldo ha chiesto punizioni, rigori, eccetera, ma senza mai eccedere nelle proteste, proprio perché sapeva davanti di avere A, il miglior arbitro del mondo, B, un uomo che comunque poi lo ammira per averlo arbitrato in Premiership e che comunque sia il suo amico. Sulla Gazzetta dello Sport, in prima, a fianco del titolo sul Portogallo, c'è il commento di Alessandro De Calò, titolo: sorpasso a Messi. Leggo il sommario, così facciamo chiarezza. Dopo aver abbattuto il Barça e conquistato la Liga, Cristiano Ronaldo si prende il palcoscenico europeo, tratta Cech come Robben, affonda anche i cechi con le sue giocate marziane, trascina il Portogallo in semifinale e stacca Messi nello sprint per il pallone d'oro, è così? Sì, sono convinto anch'io. Anch'io e sì. Adesso aspettiamo l'avversario del Portogallo, perché è vero che Spagna-Francia è un match interessante, importante, gli spagnoli sono più forti. Però non è vero che gli spagnoli poi sono un Barcellona senza Messi. No. Di fatto senza Puyol, poi se vogliamo, anche perché non c'è in questo momento. Ma hanno anche altri giocatori, però secondo me complessivamente in questa edizione non hanno fatto vedere tutto quello che potevano mostrare, o quello che hanno mostrato invece al Mondiale e all'ultimo europeo. Quindi la Francia ad un certo punto può anche giocarsela una partita, e allora la semifinale potrebbe anche essere Portogallo-Francia. Insomma, ci sono sorprese che possono arrivare da queste ultime partite. Se Cristiano Ronaldo dovesse trascinare il Portogallo in semifinale, in finale dico, di Polonia-Ucraina, credo che proprio l'abbia già messo il sigillo sul pallone d'oro. Io la vedo più lì la sorpresa, penso, ma questo è proprio un pronostico molto anticipato. La vedo in semifinale, cioè secondo me la Spagna batterà la Francia, che sarà pericolosa più al Mondiale se confermeranno Blanc poi. Però la Spagna è più squadra, la Francia tende a spaccarsi un po' di più. Però in semifinale Spagna-Portogallo, ecco lì Ronaldo con la difesa spagnola che ha mostrato qualche cedimento, anche se di gol poi di fatto ne ha preso solamente uno, potrebbe soffrire. Va bene, e andiamo. Quello sarebbe una semifinale molto interessante. Sulla Francia c'è da dire proprio questo, hai detto bene tu, c'è uno spogliatoio spaccato, non a caso, sì. Ed è la seconda volta che accade, ricorderete poi la prestazione della Francia al Mondiale sudafricano, lì stanno litigando tutti quanti con vecchi contro anziani, sì. E ancora una volta, e non a caso, come è avvenuto anche in Sudafrica, i leader praticamente di questa spaccatura sono i giovani come Nasri e Ben Affa. Eh sì, che sono insomma la generazione quella di cui si parla da tanto tempo e che comprende anche Menez e Benzema, giusto? Però Menez e Benzema sembrano meno rompiscatole di Ben Affa e Nasri, quantomeno nell'organico della nazionale, visto che Ben Affa avrebbe detto a Blanc: se non ti sto bene, ma rimandami a casa. Insomma, ma non sono cose carine da dire alla vigilia di un quarto di finale importante. No, a proposito della Francia, poi mi ha fatto ridere perché è uscita, a proposito dello spogliatoio francese, le frasi di Domenech, che dice: una volta ho anche insultato Anelka in Sudafrica perché proprio non ce la facevo più. Sono state, insomma, se
ti aspetti, ha raccontato quello che ha detto, ti aspetti chissà che, gli ho urlato vai a farti allenare lurido mangiatore di gol. Che insulto è? No, veramente, che allenatore è soprattutto? Ecco, mi ricordo ancora di Domenech e sono contento che insomma siano 2 anni che il mondo poi non sente parlare più di lui. Brutto mangiatore di gol. Ehi tu, Carlo Lazzotti, non so, puoi insultarmi tipo Grasselli, tu che sei un errore ortografico, non lo so che cosa, vabbè, stiamo scadendo.